Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuto nell'ennesimo episodio dello Squad Builder. C'è stata una pausa, ieri non è uscito il video perché comunque ho fatto uscire 3 video, anzi 6 video in 2 giorni. C'è stato un ottimo riscontro e devo dire, mi è piaciuta come cosa, fa il bravo Eset. Comunque, prima di continuare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace se il video vi piace, dislike se non vi piace. Iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e in descrizione troverete link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. E ragazzi, una squadra da 1 milione di crediti mi è stato chiesto di mettere con a te UEFA Champions League Live, di mettere Van der Sar Swap e Ben Yedder Want to Watch. Io ho inserito anche Ogbon nella sua versione flashback e anche Gattuso degli Icon Swap di questa tranche, di quest'ultimo round. Voglio optare per un 4-5-1 mettendo codesti giocatori così. Poi voglio mettere un terzino destro che sia utile, quale può essere ad esempio un bel Walker nella sua versione base, ci va bene per il momento, poi vediamo. Come alla sinistra, beh, ci starebbe Mbappettuccio, però devo dire che è molto molto costoso. E ci starebbe un Coman live, Maximin. Allora facciamo una cosa, mettiamolo in attacco. Io qui ci metterei il mio Cantettuccio nella sua versione base, il mio Sissoccoccuccio nella sua versione base, perché costa troppo l'altra versione. Bene, ora si può fare qualcosa di diverso. Qui bisogna mettere un Angelino che non si può avere nella versione base, oppure Roussillon nella versione base. Mettiamoci Roussillon nella versione base. Come alla sinistra, beh, ci starebbe questo Hudson Udoi che ora sto vedendo. Bah. Poi, aspetta, voglio vedere questo Hudson Udoi. Allora, devo vedere un attimo le stats. Lo vediamo insieme. Qua, no, non mi piace assolutamente. Vediamo di cambiare. Chi ci dice? Che ci dice Footbin, Mbappé, Diaby? Ma Diaby a me non piace particolarmente. Non mi ricordo neanche le stats, infatti. No, non piace a me particolarmente. Comunque, no, si può mettere un qualsiasi esterno. Qui ci metterei Mahrez, sinceramente. Versione 88. Questo Sar mi è non nuovo, però no. Mettiamo Mahrez qui. Perché? Perché Mahrez ha le qualità per essere davvero interessante. Volendo c'era anche la versione Shapeshifters, ma no. Però vedendo bene, la squadra non costa moltissimo. Qui ci va, ci mettiamo un bel Mbappé, ragazzi. Io ci metterei proprio un bel Mbappé. Proprio un bel Mbappé. E il problema, no vabbè, può giocare come esterno, però no, ci sono troppi mediani qui. Troppi mediani. Allora io qui ci metterei. Sì, c'è un bel problemino. Abbiamo bisogno di un... Io metterei tipo Ben Yedder trequartista, Mbappé attaccante. E poi mi ci vuole un esterno. Un bel problema. Vediamo un po' chi c'è qui di francese che mi possa aiutare un minimo. Ci starebbe Neymar, ma poi no, mi sa che il prezzo è davvero esorbitante ora così. Vediamo un po', ragazzi. Allora, io sto puntando... Ah, ecco. C'è Ikoné. Ikoné è interessante, lo sapete perché? Perché può fare l'esterno. Ha il work it's buono e non ha le stats bruttissime. Beh, vabbè, se volete scendere di prezzo, 1,3 milioni, qua al posto di Kanté, Sissoko. E magari al posto di Mahrez 88-87, vabbè. Insomma, Mbappé secondo me è da avere, dai. È da avere, perché non lo metterete. Spero voi non lo mettiate esterno. Ma io lo metterei sinceramente come attaccante. Ben Yedder, Cioci, Ikoné esterno. Oh, vabbè, Gattuso e Kanté ovviamente mettiamo mediani. Oppure si può optare per quello COC, quindi Gattuso, Kanté, CDC. Ben Yedder no, centrale, io lo metterei esterno, COC di destra o di sinistra è uguale.
Icone che a me piace, ma se non sbaglio ha un 3 di piede destro. Ah, 4-4, perfetto, perfetto. Va benissimo, COC esterno sinistro e destro uguale, indifferente. Mbappé io lo piazzerei proprio easy easy in attacco. Perché ho scelto questi giocatori? Giusto per farvi partecipi delle mie scelte. Allora, Mahrez è un esterno, ma non è proprio un esterno, più un COC. Infatti non mi piace particolarmente metterlo esterno. Icone l'ho provato e ha quel sentore di baghettino che si sente lontano un miglio. Beyer, vabbè, lo conosciamo tutti. Mbappé lo conosciamo tutti, ragazzi. Kanté conosciamo le sue qualità da mediano, infatti io lo piazzerei in mediano insieme a Gattuso. Abbiamo due mediani molto molto difensivi. Poi abbiamo magari un Beyer che aiuta, un Mahrez che non aiuta tantissimo, però devo dire che questa squadra non è assolutamente male. Ovviamente se gli ci mettiamo il prezzo di Ogbonna, flashback aumenta, ovviamente. Però anche al posto di Ogbonna si può mettere qualcun altro, eh? Non è che è obbligatorio mettere Ogbonna, ragazzi. Magari qua ci sarebbe anche un Van Dijk. Vedendo un po' il prezzo di Ogbonna, direi che Van Dijk ci potrebbe anche stare, ragazzi. Però vabbè, ognuno fa le sue scelte. Vi do delle alternative, ognuno gioca come gli pare e piace. E ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questa squadra, se vi piace o meno. Se non vi piace, dislike. Se vi piace, like. Ditemi uno squad builder di cui vorreste vedere in questo canale, includendo almeno un icon swap di questo round. E iscrivetevi se non siete già iscritti. Qui Gvispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.